Nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora posto. Il racconto della passione secondo Giovanni termina in un giardino, come è iniziato nel giardino dove avviene la consegna di Gesù. Giuseppe d'Arimatea, discepolo di Gesù, ma di nascosto per paura dei giudei, insieme con Nicodemo, quello che era stato di notte da Gesù in precedenza, anche lui pauroso, adesso vengono allo scoperto, si compromettono. Chiedono il corpo di Gesù, lo ritirano dalla croce per evitargli la fossa comune sarebbe finito in una fossa comune e si sarebbe perso completamente il controllo dei suoi resti umani. Invece questi due uomini hanno il coraggio di compromettersi e di offrire una sepoltura a Gesù. Nicodemo addirittura porta una grande quantità di mirra e di aloe per una sepoltura regale, una grande quantità di olio profumato per comporre il corpo di Gesù, che viene deposto in questa tomba nuova, è una tomba speciale, non c'è ancora stato posto nessuno, Gesù è il primo, inaugura un nuovo mondo. E l'episodio immediatamente seguente è ambientato proprio in questo giardino intorno al sepolcro nuovo. Non viene raccontato il giorno di sabato. La parasheve, cioè la preparazione, ovvero vigilia, ancora oggi parashewi è il termine greco per indicare il venerdì. È il momento della morte e della sepoltura di Gesù. Per tutto quel sabato rimasero fermi. Era la grande festa di Pasqua. C'era assolutamente il divieto di compiere qualunque lavoro. Anche gli spostamenti erano estremamente limitati. Solo al mattino del primo giorno della settimana possono muoversi. Giovanni mette in scena solo una donna, Maria di Magdala, che si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio. Notate il contrasto. Se è mattino vuol dire che è sorta la luce. Eppure dice che era ancora buio. Se è ancora buio è notte, non è mattino. È uno dei tanti particolari sul tempo, sulle condizioni climatiche che Giovanni riporta con intento simbolico. Era spuntata la luce fisica del mattino ma era ancora buio dentro il cuore, la mente, l'anima di Maria di Magdala, la quale va al sepolcro semplicemente per piangere, per commemorare il defunto, non aspettandosi la novità della risurrezione. Rimane sorpresa dalla tomba aperta e vede che il corpo non c'è più. Avrebbe potuto immaginare la risurrezione. Invece non se l'aspetta, non ci pensa nemmeno e ragiona in un modo molto umano, terra-terra, e deduce: se il corpo non c'è più, significa che qualcuno l'ha portato via. L'avranno portato via dei nemici e chissà dove l'hanno messo. Terrorizzata. Corre a dare l'allarme dai discepoli. Hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'hanno posto. Adopera il verbo al plurale, non sappiamo. E questo lascia intendere che non era da sola. C'erano delle altre donne. I sinottici, infatti, parlano di più donne che vanno a visitare il sepolcro il mattino di Pasqua. Ma Giovanni sceglie una figura sola perché vuole sottolineare il suo ruolo simbolico di umanità nuova. Dal Vangelo di Giovanni noi non sappiamo nulla di Maria di Magdala, anche dagli altri evangelisti non abbiamo la notizia che fosse una peccatrice. Questo è stato un modo scorretto di identificare diversi personaggi nei racconti dei sinottici. Di lei si parla solo ora. E la si presenta come la figura del discepolo, del discepolo che ama Gesù, che lo cerca, che lo incontra. È la donna che incontra il nuovo Adamo nel giardino il primo giorno della settimana. Vi viene in mente un'allusione simbolica, è proprio il racconto giovaneo che aiuta a fare questi salti interpretativi per comprendere in profondità il racconto. Maria di Magdala è l'umanità nuova che tuttavia ha ancora bisogno di luce, è al buio, non capisce. Partono due discepoli, Simon Pietro e l'altro discepolo, quello che Gesù amava, sempre senza nominarlo. L'abbiamo già trovato nell'ultima cena, ai piedi della croce, adesso nella terza scena importante al sepolcro vuoto il mattino di Pasqua. Questo discepolo corre più veloce di Pietro e arriva per primo, ma non entra nel sepolcro, si ferma, aspetta Pietro. Sono particolari importanti. Il discepolo che Gesù amava rappresenta la Chiesa carismatica, è il grande esempio dello spirituale più veloce più ardente arriva prima mentre pietro è la chiesa istituzionale è l'autorità che arriva dopo ma il carisma che ha preceduto aspetta e lascia che sia l'istituzione a entrare per prima e vedono le tele. Giovanni si dilunga nella descrizione dei teli funebri. Ci tiene a far sapere al suo lettore come erano disposte le tele, che videro i discepoli in quel momento privilegiato. Notiamo che. Nessun evangelista narra la risurrezione di Gesù. Il fatto in sé non è raccontato da nessuno, ma viene raccontato ciò che è stato trovato e da quegli indizi si riconosce l'evento della risurrezione, il sepolcro vuoto. Le tele disposte in quel modo e poi soprattutto l'incontro con il Risorto e il cambiamento dei discepoli è il terzo grande effetto che dimostra la causa. Cristo è Risorto. Dunque, l'Evangelista dice anzitutto che le tele erano afflosciate. Adopera in greco un termine generico, otonia, che eh, designa le stoffe di lino. Immaginate eh, quei lenzuoli antichi di lino molto spesso ed era il lenzuolo funebre bianco un oggetto particolare. Non era il lenzuolo che si adoperava nel letto, ma era uno strumento esclusivo per la sepoltura, alto circa un metro e lungo quattro. Il corpo veniva adagiato sopra e quindi questo telo si faceva girare dietro la testa e riscendeva lungo il corpo. Dopodiché il telo veniva fatto aderire al corpo. L'unguento, 30 kg di mirra e di aloe che aveva portato Nicodemo servono proprio per bloccare questo lenzuolo e farlo aderire al corpo. Immaginate quindi la consistenza che assume il lino rigido di per sé, inzuppato di un guento. Assume la forma del corpo. È un unico grande telo che avvolge tutto il corpo e viene fermato con dei lacci all'altezza del collo, in vita e alle caviglie. Lazzaro Esce dal sepolcro con le mani e i piedi legati, portando fuori tutto quell'insieme di tele funebri. Gesù invece ha lasciato tutto intatto nel sepolcro e l'unico particolare descrittivo. Che Giovanni annota è che queste otonia, tele, erano keimena, cioè giacenti, afflosciate. Nulla è stato portato via, non è stato mosso niente, semplicemente le tele si sono sgonfiate perché il corpo dentro è sparito. Mentre Lazzaro esce con la sua carne di prima, ritorna indietro e quindi riprende la vita terrena per invecchiare e morire di nuovo, il Cristo risorto sparisce. Avviene una trasformazione inspiegabile. Il corpo di Cristo lascia tutto intatto, ma non c'è più, e le tele si afflosciano, a parte il sudario che era stato messo intorno alla sua testa. Sudario è un termine generico che corrisponde al nostro fazzoletto. Immaginate un grande fazzoletto quadrato, si ripiega in modo triangolare, dopodiché lo si avvolge, lo si arrotola e si mette sotto il mento del defunto legandolo sopra il capo in modo tale da comporre il viso e tenere chiusa la bocca. È un modo semplice, elementare, conosciuto anche da noi oggi, per comporre il viso di una persona defunta, soprattutto se è morto in quella posizione e <coughs> in quella condizione di asfissia. Il rotolo di quel panno, il sudario arrotolato, non si è mosso, è rimasto nello stesso posto, in uno loco, proprio in quel posto lì dove era, senza muoversi, solo che creava spessore. L'effetto strano che vide Giovanni è che le tele erano tutte ferme al loro posto, ma sgonfiate. Sembrava soltanto che ci fosse la testa perché dalla parte del capo il telo era rigonfio, essendoci ancora il sudario arrotolato nello stesso posto. La traduzione italiana ha migliorato notevolmente la precedente che era proprio sbagliata, ma non è ancora del tutto azzeccata e ad esempio in questo particolare eh, si è voluto tradurre in un luogo a parte mentre sarebbe meglio rendere nello stesso posto esattamente là dove era e il discepolo che Gesù amava entrò vide e credette egli Testimone della sepoltura, vide la condizione delle tele funebri e credette alla risurrezione di Gesù, ritenendo che nessun agente umano avrebbe potuto asportare il corpo lasciando le tele in quel modo. E allora la descrizione è finalizzata proprio a far comprendere il segno l'indizio importante della risurrezione. Le tele in quel modo sono l'annuncio della risurrezione. I due discepoli tornano a casa mentre Maria di Magdala si ferma a piangere al sepolcro. Lei non è ancora arrivata alla fede nel risorto, è ancora fissata sulla sua idea. Non avrebbe motivo di piangere, eppure lei è convinta che Gesù sia morto, che il corpo sia stato portato via, per cui piange e si lamenta. Viene sorpresa da un personaggio che non riconosce. È Gesù, che la chiama. E le dice, donna, perché piangi? Chi cerchi? È una domanda importante. L'abbiamo trovata all'inizio del Vangelo. La prima frase che pronuncia Gesù nel Vangelo secondo Giovanni è proprio questa domanda. Che cosa cercate? Poi, nel giardino dell'arresto, It, asks, Now, the the is, a coloro che sono venuti a prenderlo, Gesù domanda: "Chi cercate adesso dopo la risurrezione?" La prima frase che l'evangelista mette in bocca a Gesù è "Chi cerchi?". Notate che c'è una somiglianza e una variazione. Si passa dal neutro che cosa al personale chi. Si passa dal plurale cercate al singolare cerchi. È il momento decisivo. E di nuovo Gesù adopera il termine donna. Donna chi cerchi. Abbiamo trovato la donna Israele fedele che è la madre, la donna samaritana che è l'umanità religiosamente sbagliata, la donna adultera, che è l'umanità lontana da Dio. E adesso troviamo la donna nella novità della Pasqua, di nuovo figura femminile emblematica dell'umanità. Lei lo prende per il giardiniere, il custode del giardino. Si sbaglia, perché non lo è. Gesù non sta facendo il contadino in quel giardino. Eppure simbolicamente ha ragione. Se per giardino intendiamo quel simbolo delle origini dove l'umanità era in amicizia con Dio, Gesù è il custode del giardino. È colui che ha custodito e coltivato quel giardino dell'amicizia con Dio e adesso offre la possibilità di riprendere quella comunione che all'inizio è andata perduta. Lei gli chiede: Se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai messo, io vado a prenderlo. E lui la chiama per nome, semplicemente. La chiama per nome con un tono tutto particolare, con un tono dolce di rimprovero. Le dice Maria, sveglia in lei la conoscenza. E Maria lo riconosce. Lo chiama Rabbuni, Maestro mio. Gesù, però la blocca, non mi trattenere. Non pensare che non sono ancora salito, non pensare che sono tornato indietro e ricomincia la vita di prima. Ormai è iniziata una nuova fase, è una nuova realtà, è una nuova creazione. Vada ai miei fratelli ad annunciare quello che hai visto. Ed ella corse subito a fare l'evangelizzatrice degli Apostoli dicendo... Ho visto il Signore. E questa esperienza le ha cambiato la vita, ha segnato la nascita della nuova umanità. Maria di Magdala è figura dell'umanità pasquale. La sera di quello stesso giorno, racconta Giovanni, il risorto è presente nel cenacolo. Si trova là dove sono riuniti i discepoli. Nonostante le porte chiuse per paura dei giudei, il risorto è in mezzo a loro e li saluta. Pace a voi. Shalom è il modo abituale degli ebrei di salutarsi, ma in questo caso il saluto di Gesù è molto di più. È quella pace messianica. È la realizzazione del benessere definitivo. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, aveva detto in quello stesso ambiente prima della sua morte. Adesso Gesù porta la pace, crea la buona giornata, realizza il bene nuovo. Mostra i segni della passione, non le piaghe. Mostra le ferite rimarginate, ci sono cicatrici, segni che è stato ferito a morte, ma è superata quella condizione, lascia per sempre il segno, ma è definitivamente vinta la morte. E i discepoli gioirono nel vedere il Signore. A questo punto Gesù compie un gesto molto importante, alita. Soffia su di loro. Giovanni adopera lo stesso verbo che nella Genesi è utilizzato per dire che il Signore Dio soffiò su quel fantoccio di fango per farlo diventare un essere vivente. E Gesù compie l'opera della nuova creazione, è il dono dello Spirito Santo. Consegnò lo Spirito sulla croce, soffiò dicendo ricevete lo Spirito Santo il giorno di Pasqua. Morte e risurrezione per Giovanni sono un unico evento, è l'unico mistero pasquale dal quale deriva il dono dello Spirito Santo, che è la vita di Dio, che abilita i discepoli a continuare l'opera di Gesù, perdonare i peccati. Lo Spirito Santo rende i discepoli capaci di comunicare al mondo intero il perdono di Dio. L'opera di Gesù si realizza attraverso la Chiesa. Per opera dello Spirito Santo, dato da Gesù, che è la verità, morto e risorto, l'unico mistero pasquale comunica il dono dello Spirito di vita.